Nell'emergenza Afghanistan, oltre al comune di Firenze, ad Anci Toscana, ad Anci Nazionale, anche il comune di Bagno a Ripoli è in prima linea. Ieri sera la facciata comunale è stata dipinta di rosso per stringersi alle donne, ai bambini e alle famiglie afghane in un momento tragico come questo. Quelle immagini che stiamo vedendo da alcuni giorni arrivano dall'Afghanistan fanno malissimo. Sappiamo, vediamo che soprattutto le donne, soprattutto i bambini, tutti coloro che per 20 anni, più di 20 anni, stanno lavorando hanno combattuto per abbattere il regime talebano dell'Afghanistan, oggi sono le principali vittime, quelle che soffriranno di più. Le amministrazioni locali, i sindaci possono fare la loro parte, perché nel sistema dell'accoglienza, nel progetto SAI, che è proprio un progetto dell'ANCI organizzato insieme al Ministero dell'Interno, anche le amministrazioni locali, anche i sindaci possono fare la propria parte. E da questo punto di vista Bagno a Ripoli vuol fare il suo con gesti simbolici, come aver illuminato le nostre piazze, il Palazzo Comunale di rosso, per dare un segnale forte su questo tema, ma anche facendo la propria parte nell'accoglienza e quindi mettersi a disposizione del sistema italiano per accogliere i rifugiati e tutti coloro che stanno in questo momento soffrendo e stanno venendo via dall'Afghanistan.